Bresciano per battere il crimine. Corre, salta per la città, la squadra Spagna è qua. Gli amichevoli ragni di quartiere, non c'è niente. Luci spente. Ok, allora perché l'orsacchiotto di peluche non ha voluto il dolce? Mi arrendo. Ma perché era già imbottito? Imbottito e quindi sazio, l'ho capita. I pigiama party sono il massimo. Questo pigiama party è il massimo. Non c'è niente di meglio che passare tutta la notte con i propri amici, a giocare, a raccontarci storie e ad andare a dormire quando è ora. Oh. Andiamo, zia May, in fondo questo è un pigiama party. Dobbiamo proprio andare a dormire. Non ho bisogno di dormire. Tutti ne abbiamo bisogno, persino tu, Miles. Quindi luci spente, ragazzi. Ok. Sì, va bene. Buonanotte a tutti, sogni d'oro. Oh, torcia prigioniera. Presa. Ti ho preso io, Miles. Oh, è vero, ma io so fare questo. Ok, nel caso non lo avessi specificato, vanno spente anche le luci delle torce. Va bene. D'accordo, zia May. Scusa tanto. Sotto le coperte, ragazzi, domani sarete felici di esservi fatti una bella dormita. Buonanotte! Buonanotte! Che c'è da ridere? Stavo ripensando a quella volta in cui siamo andati in campeggio e Peter era sicuro che ci fosse uno scoiattolo nel sacco a pelo, ma erano solo dei calzini arrotolati. Ehi, erano pelosi e sembrava che si muovessero. Ma che cos'è? Wow, quella luce è molto più forte di quella delle nostre torce. Già. Non credo che qualcuno in città riuscirà a dormire con quella luce accesa. Oh, sì! È il momento di entrare in azione! Shh, non dobbiamo svegliare la zia May! A quanto pare sta dormendo. Ok, allora è il momento di entrare in azione! Peter, Gwen, Miles, reagite, amici miei! Loro hanno enormi abilità di detective e scientifica, forti e intelligenti, hanno grandi menti. Il nostro eroe è Spider-Man! Spidey! Ghost Spider! Spin! Ragnatele fuori! Webster, riesci a capire da dove proviene quella luce? Proviene dall'isola di Goblin. E allora sappiamo chi c'è dietro? Green Goblin! L'isola di Goblin si trova nel bel mezzo dell'oceano. Dobbiamo arrivarci in volo. Vuol dire che useremo il team transport? Non è tutto così deliziosamente tremendo? Non devo far altro che schiacciare questo pulsante e quella luce brillerà dove voglio io! Nessuno in questa città riuscirà a chiudere occhio! Saranno tutti infelici dopo essere stati svegli tutta la notte! Saranno così scontrosi e stanchi! Sarà un vero spasso! E sarà tutto per merito mio! Se non ci fossi io a fornire al tuo faro tutta questa elettricità in più, la tua grande idea non funzionerebbe! Oh! Guarda come brilla! È così luminoso! Riesco a vedere tutto il mare! Ehi, un momento! Cos'è quello? Oh, sono i ragni che vengono a rovinarci la festa! Ma io so come impedirgli di arrivare fin qui! Provate a volare con una luce abbagliante in faccia, ragni!
È troppo forte! Non ci vedo! Aspettate, andremo sott'acqua dove la luce non può colpirci. Per tutte le zucche, dove sono finiti? Modalità sottomarino. Adesso potremo raggiungere l'isola sott'acqua. Il vecchio sottolo trucchetto del sottomarino, mi piace. Ma dove sono? E come faccio a saperlo? Perché sei tu quello che sta orientando la luce. Te li sei persi. Non li ho persi, mi hanno raggirato. Beh, è ancora peggio. Non farmi rimpiangere di essermi alleato con te. Ma come? È ora di spegnere la luce, Gobby. Perché? Sarete anche venuti fin qui, ma non ci fermerete mai. Salve, ragni! Siete venuti a unirvi al divertimento? Electro! Quindi è lei, sta usando la sua elettricità per rendere quella luce super potente. Sì, e per rovinare il sonno a tutti gli abitanti della città. E ora io la punterò contro di voi. Farò puntata sui ragni! Spegnilo subito! Non potrete fermarci se non riuscite nemmeno a vederci. Dobbiamo allontanare Electro da quella luce. Ragni in azione! No, non lo farete! È difficile correre quando non vedi dove vai e poi ho molti altri trucchetti! Via dalla luce! Se non ci vede, non riuscirà più a colpirci! Accecante! Uno, due, tre centri! Una tripletta! Così imparate, ragni! Tornate a casa! Sì, così anche voi non riuscirete a dormire come tutti quanti gli altri! Non sta funzionando! Dobbiamo riorganizzarci, andiamo! Ma dove vanno? Trovali! Sbarazzati di loro! No! Ragnetti, uscite, uscite, ovunque voi siate! Non possiamo avvicinarci a Electro perché Gobby controlla la luce! Già, ce la punterebbe addosso e ci fermerebbe prima di arrivare. Non siamo neanche in grado di vedere dove sono. Ma, ehi, lui non riuscirà a puntarmi la luce addosso se non potrà vedermi. Oh, buona idea. Puoi usare il tuo potere e renderti invisibile. Mi arrampicherò. Salirò sul faro per fermare Electro e spegnere quella luce. E noi penseremo al telecomando di Gobby. Andiamo, Green Goblin. Non li hai ancora trovati. Li sto cercando. Ragni, dove siete nascosti? Proprio qui. E ora una ragnatela per arrivare in cima. Vedo la tua ragnatela, ragno. Non puoi ingannarmi. Ehi, ma dove sei andato? Perché non alimenti la luce, Electro? Non vedo niente. Oh, va bene. La luce si affievolisce quando Electro è concentrata su di me. Il che significa... niente luce accecante su Spidey o Ghost Spider. Da questa parte, Electro! Adesso ti prendo! Mancato? Ma dove sei? Qua giù! Forza, più luce! Va bene! Adesso sì che si ragiona! Ma dove sono andati a finire quei ragnetti? Fermi le zucche, eccoli qua! Volete prendere il mio telecomando, eh? Sì. Hai causato abbastanza problemi! No, in realtà non ancora! Io adoro questa luce! Ciao, Electro! E adesso un altro po' di melmoso! Non di nuovo, non riesco a vederli! Stavolta non mi sfuggi, ragno! Electro, alimenta quella luce! Andiamo, è l'unica cosa che devi fare! Attento! Il mio telecomando! Mi serve il telecomando per controllare il fascio di luce! Hai visto, vero?
La sua palla di elettricità è rimbalzata sulla lente di Gobby. Rimbalzerebbe anche sulle ragnatele. C'è solo un modo per scoprirlo. Spin, abbiamo avuto un'idea. Quando diremo ora, tu farai in modo che Electro lanci una palla di elettricità verso di noi. Ricevuto. Vieni fuori ovunque tu sia, ragnetto. Ho una cosetta speciale per te, guarda! Lascialo perdere, pensa ad alimentare quella luce, così potrò trovare il mio telecomando! Oh, Electro! Oh, chi ha parlato? Ah, è troppo buio, non ci vedo! Ora! Ah. Eh? Ah. Bella mossa! Adesso andiamo a catturare quei due. Ma dove sono finiti? Non saprei, è troppo buio, non si vede niente. È il momento di brillare! Brilla, ragno, brilla! Trovati! È accecante! Basta luce, per favore! Non è piacevole una luce puntata in faccia, vero? Se per voi è lo stesso, ma io sono stanca. Già, inizio a capire cosa intendeva dire tua zia May sull'importanza di un buon sonno. A proposito, probabilmente dovremmo andare a dormire. È tempo di tornare a casa sul Team Transport. Buongiorno! È l'ora della colazione! Ho preparato i pancake proprio come piacciono a voi. Nessuno? Oh, quei ragazzi! Probabilmente hanno trascorso tutta la notte a giocherellare. Almeno si sono divertiti e adesso mangerò io questi pancake. Gnam! Sandman non vuole condividere. Oh, salve, signor Piccione. Ti piace il nostro castello di sabbia? Anche a me. Mamma, ho preso altre sabbie. Ne facciamo un altro. Buona idea, tesoro. Ti aiuto? Beh, ecco quello che definisco un castello di sabbia. Guardate, qui è dove la regina di sabbia immaginaria organizza concerti rock per il suo piccolo popolo di sabbia. Bello! Qui gli astronauti di sabbia atterrano coi loro razzi di sabbia al ritorno da un pianeta di sabbia. Qui è dove lo chef di sabbia conserva tutti i suoi sandwich di sabbia. Ragazzi! Ciao. Oh, ciao, zia May. Me ne sto andando a pattinare un po' a rotelle. Sei bravissima, zia May. Voi restate qui finché io non ritorno. Lo faremo. E niente bagno, aspettatemi. Non lo faremo. Divertiti, zia May. Ciao. 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 Oh, sì, ancora me la cavo. Oh, no. Stavamo lanciando dei palloncini d'acqua e uno deve esserci sfuggito. Oh, nessun problema, ma forse dovreste giocare più vicino alla sabbia. Oh, buona idea. Grazie, ragazzi. Giochiamo sulla spiaggia. Corri, te ne lancio uno. Lo prendo, lo prendo. No, invece non lo prendo. Fatto, perfetto. Attenti! Che cos'era? Credo che quello si chiami gavettone. Oh, accidenti, l'acqua ha rovinato il nostro castello di sabbia. Già, l'acqua di quel gavettone ha sciolto una parte del castello. Scusateci, è stato un incidente. Non volevo lanciarlo così lontano. Ehi, sai una cosa? Gli incidenti capitano, chiaro? Già, non è il caso di prendersela. Cioè, la spiaggia è per chiunque voglia divertirsi. E voi due vi stavate divertendo, proprio come noi. Pensandoci bene, la parte divertente è stata proprio costruirlo, quel castello. Ne volete costruire un altro? Oh, ottima idea! Costruiamone uno anche noi. Vado a prendere una paletta. Che ne dite di farlo il doppio più grande dell'altro? Sì! Che strano. Ma che sta succedendo? Oh, ragazzi, lo sentite? Sì! Che cos'è? Ma che succede? Sorpresa, gente! Andiamo via da qui!
Guardate chi è arrivato! Sandman! Questo significa guai! E guai significa che è il momento dei ranni! È il momento di entrare in azione! Peter, Gwen, Miles, reagite amici miei! Loro hanno enormi abilità di detective e scientifica, forti e intelligenti, hanno grandi menti. Il nostro eroe è Spider-Man! Spidey! Ghost, Spider! Spin! Ragnatele fuori! Ho sentito che qualcuno costruiva castelli di sabbia. Non vogliamo problemi, Sandman! Oh, il vostro è semplicemente un piccolo castello. Non vi preoccupate, lo sistemo io. Visto? Niente più piccolo castello di sabbia. Come hai Forza, potuto? Forza, tesoro, andiamo. Dovreste guardarmi costruire il mio. Sarà il più grande castello di sabbia mai visto. Fermo lì, Sandman. Lascia in pace quelle persone. Sì, la spiaggia è per tutti. Un luogo in cui divertirsi e condividere. No, oggi non è così. Oh sì che lo è. Oh no, non lo è. Oggi la spiaggia è tutta per me. Blocchiamolo. Cosa? Dov'è finito? Qua giù! Mancato! Ecco un altro piccolo noioso castello di sabbia! Adesso lo vedi? Adesso non c'è più! Davvero crudele, bello! Non va bene, amico con la faccia di sabbia, no, non va bene. Ehi, resta nei paraggi e guardami mentre costruisco un grande castello. Sarà molto più bello del tuo. Adesso basta, Sandman. Basta? Oh, ma se ho appena iniziato. Ah! Cosa? Ci è mancato poco. Allora, hai esaurito i trucchetti con la sabbia, Sandman? No! Ehi, ora smettila! No, non credo che lo farò. Io controllo la sabbia, vedi? Adesso non più! È quello che pensi tu! Da questa parte, ragno! Fasce di ragno! Dove è andato? Eccolo! Eccolo là! Vedi? Io mi trasformo in sabbia e ricompaio all'improvviso dove voglio. Eccomi qui! Ancora ragnatele! No, sono qui! L'ho preso! Niente affatto! Sta fermo! Adesso! Arrendetevi, ragni! Non potete competere con me! Guardate qui! Ecco questo! Questo è ciò che definisco un castello di sabbia! Non è forse il più bello di tutti? Sì, è il migliore! Chiedete in giro! Non c'è nessuno a cui chiedere perché hai fatto scappare tutti! Sì, la spiaggia si deve condividere, non dovresti tenerla tutta per te! E i castelli di sabbia si fanno per divertirsi, non per spaventare la gente o per mettersi in mostra. Senti, quando uno è un mito come me, deve mettersi in mostra. Io sono il migliore. Arrendetevi, ragni, non potete battermi. Beh, di sicuro possiamo provarci. Forza, ragni, forza! Ma che succede? Le mie ragnatele non si attaccano! E io non mi posso arrampicare. Oh, le vostre appiccicose abilità di ragno non funzionano sulla sabbia? Peccato! So io come arrivare lassù, lanciatemi. D'accordo. Sto arrivando, Sandman. Le nostre abilità di ragno hanno sempre la soluzione. Non credo proprio. Stai bene? Sì. Ehi! Mi sono stancato di perdere tempo con voi ragni! Ci si vede? Oh,
Dobbiamo trovare un modo per allontanarlo dalla spiaggia. Non possiamo farlo con le ragnatele. Non possiamo neanche avvicinarci a lui. Beh, non se è su quel castello. Forse possiamo buttarlo giù. Ehi, sì! Forse dovremmo farlo. Lui vuole soltanto ostentarlo, giusto? No, lui vuole decisamente ostentarlo. Sono il migliore! Guardate il mio castello, è il migliore! Io sono Sandman! Oh sì, e puff! Ma se buttassimo giù il suo castello, lui non potrebbe ostentarlo. Probabilmente se ne andrebbe e le persone potrebbero tornare. È una buona idea! E penso di sapere come possiamo fare. Ricordate cosa è successo quando il nostro castello è stato colpito dal gavettone? Oh, sì! È vero, l'acqua lo ha dissolto! Il castello si è sfasciato! Perciò, che ne dite se costruissimo un bel gavettone con le ragnatele? Ma quello è un castello davvero grande! Ehi, vattene, piccione! Sono io il re del castello, non tu! Ehi, sparisci, ho detto! Allora, noi dovremmo costruire un gavettone gigantesco? Oh, sì! E lo riempiremo con tutta l'acqua che serve, prelevandola direttamente dall'oceano! Forza, ragni, forza! Il nostro gigantesco gavettone è in arrivo! Ma non mi hai sentito, piccione! Questo è il mio castello, non il tuo, vattene via! Beh, ma guardati, Sandy! Gli hai fatto vedere che sei il migliore e il più astuto di tutti quelli presenti sulla spiaggia! Però fa caldo, serviva la crema solare! Ehi, Sandman! Eh? Oh? Fuori dai piedi, ragni! Vi ho già detto che questa è la mia spiaggia! Le abilità di ragno forse non funzionano sulla sabbia! Ma l'intelligenza da super ragno decisamente sì! Ah, ehi, che cos'è quello? Che intenzione avete? Ci riprendiamo la spiaggia! Pronta, squadra! Pronti! Adesso! Un momento! Aspettate! È quello che penso che sia! Quel coso è pieno di... Acqua! Il mio meraviglioso castello! Distrutto! E guardate che cosa avete fatto alla mia spiaggia! Non è la tua spiaggia, Sandman. Devi condividerla come tutti gli altri. Non mi piace condividere. E non mi piacciono neanche i ragni. Puff. Voi stavolta siete stati fortunati. Ma io tornerò. Oh sì. Io sono il migliore. Vedrete. E zia May, sarà meglio cambiarsi prima che arrivi qui. Forza. Che bello allenamento! Ok, ragazzi! Ragazzi? Zia May? Ah, eccovi qui! Ehi, ma dove sono finiti tutti? È venuto Sandman e ha distrutto tutti i castelli di sabbia! La gente è scappata! Noi stiamo bene! La squadra Spidey lo ha messo in fuga! Oh, cielo! Sono lieta di sentirlo, ma mi dispiace che il vostro castello di sabbia sia stato distrutto! Però sai cosa dico sempre in merito ai castelli di sabbia? La parte più divertente è quella di costruirli. È il momento di costruire il più grande che si sia mai visto. Sì, sì. Facciamolo. Qua giù. Iniziamo dalle mura. Facciamo io un fossato. Io vado a prendere l'acqua. Qualcuno ha una paletta? Sulla spiaggia. Sarà una magnifica giornata.